Ciao a tutti, sono Gabriele di Extreme Skate Shop e oggi sono qui per presentarvi questa nuovissima Vans Skate Eye MTE 2. Nel video precedente abbiamo imparato per cosa sarà la sigla MTE. Vediamo se siete stati attenti, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Scarpa super tecnica per l'inverno. Bellissima, classica silhouette così esternamente, pare, però in realtà la sostanza è completamente diversa. Ci sono anche diversi upgrade rispetto alla versione 1 che abbiamo visto appunto nel video precedente. Vi lascio un link qui sopra se volete andare a ripescarvelo. Come sempre partiamo dalla suola. Suola che anche in questo caso è bella rugged, ci sono questi bei tasselli che vengono fuori appunto per aggrapparsi a tutti i terreni più sdrucciolevoli, viscidi, unti, sporchi che potete trovare, pioggia, fango, neve, tutto quanto. Questa scarpa non teme nulla. Attenzione, rispetto alla 1, differenza, questa mescola che viene utilizzata per la suola è differente, si chiama All Track, è ancora più gripposa e duratura nel tempo. Poi, se notate, la gomma arriva fino alla parte sopra della punta, sembra quasi una berda, una scarpa più skatosa, ma questo fa sì che sia tutto molto più protetto, assieme anche al puntale in idropelle, in pelle idrorepellente, quindi è una scarpa veramente resistente per quanto riguarda la punta. Penso a chi deve andare magari in moto, che con il cambio tante volte usura le scarpe, qua invece state tranquilli che vi durerà un sacco. Troviamo sempre la nostra membrana HydroGuard che protegge tutto la scarpa a 360 gradi dall'umidità e dall'acqua, sempre restando traspirante. Interno Primaloft, quindi il materiale è quello dei piumini sintetici per intenderci, è proprio un brand a sé che fa questa collaborazione con Vans, anzi Vans utilizza questo materiale pazzesco che vi tiene sempre caldi, sfrutta il vostro calore corporeo per mantenerlo all'interno della scarpa, traspirando comunque e non trattenendo l'umidità, che può essere il sudore, la puzza dei vostri piedi oppure semplicemente anche l'acqua quando la scarpa magari si bagna, può succedere nelle brutte stagioni. Altre differenze, lacci che in questo caso sono tondi, un po' più stivaletto, c'è un nuovo tipo di linguetta, questa qui esternamente è pelle, se si vede, guarda, vi mollo un attimino i lacci per farvi capire meglio, è bella alta, praticamente tutto l'esterno arriva fin quassù, in maniera che fino a 10 cm d'acqua praticamente da terra siete coperti che non senza infiltrazione. Rimettiamo un attimo tutto a posto. Poi i gancettini qui sopra sulla linguetta e dietro per aprire bene la scarpa per inserire dentro il nostro piedino. C'è anche una sorta di aggiunta di neoprene, sempre per far sì che scivoli bene dentro, e c'è anche delle cuciture extra per essere più rinforzata. Cosa molto interessante che mi sono perso un attimo prima salendo con la costruzione della scarpa della suola è appunto la suoletta, che di norma sono le classiche Ultra Cash, ma qui invece c'è uno strato in più. Se vedete, eccoci, c'è lo strato classico Ultra Cash di Vans, in più questo stratino marroncino rosso è Ortholite, è un altro materiale, e la suoletta è bella sagomata, non so se si riesce a notare, soprattutto sulla parte dietro, è fatta per far sì che il piede proprio si accomodi in questa conchetta, resti bello fermo, bello saldo, quindi un passo avanti ulteriore rispetto alle classiche Ultra Cash. Questa è la prima volta che le ho provate, mi hanno lasciato veramente di stucco, un passo avanti, veramente un bel lavoro. Vai quelli di Vans. Tornando alla nostra silhouette, abbiamo i classici tratti distintivi, quindi baffo laterale, loghetto off the wall qui dietro sulla talloniera, anche patch classica appunto sulla linguetta. Altra cosa da dire, non mi vengono in mente. Rispetto alla 1 direi un passo avanti decisamente valido, costa una trentina di euro in più, infatti stiamo a listino 145 euro,
vi lascio il link qui sotto in descrizione. Spesi benissimo, vi fate tutto l'inverno con i piedi al caldo e asciutti. Prossimamente potrebbe essere, non lo so, se le riceviamo anche in qualche altro colore, ma questo triple black spacca di brutto, bellissimo, questo misto tra la pelle lucida e l'opaco del suede, mi fa impazzire. Ovviamente è disponibile anche in store. Se avete bisogno scriveteci nei commenti qui sotto per altre informazioni. Siamo total size come tutte le altre Vans, andate tranquilli, nessun problema. Noi abbiamo finito per questo video, ci vediamo alla prossima review. Bang!